Per il secondo anno consecutivo il quartiere Bozzano nella periferia della città di Brindisi diventa il fulcro centrale della Festa dei Popoli, una occasione di incontro tra etnie differenti che permette e favorisce gli scambi culturali e confronti civili tra esperienze di vita differenti. La manifestazione in programma per il weekend dell'1 e 2 ottobre è il risultato di un lavoro di sinergia tra associazioni, comunità, cooperative ed enti religiosi come l'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, la provincia di Brindisi, il comune di Brindisi, la Caritas, l'ufficio missionario diocesano e la parrocchia San Giustino degli Jacobis. Tra le iniziative proposte dagli organizzatori si inserisce la tavola rotonda sul tema Conoscersi e costruire la città della pace e dei diritti umani, prevista per le ore 17:30 di sabato 1 ottobre presso il Parco Maniglio, dove sono intervenuti l'arcivescovo di Brindisi Ostuni, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Rocco Talucci, l'assessore regionale al welfare dottoressa Elena Gentile, l'avvocato Massimo Ciullo, già assessore delle politiche per le pari opportunità del comune di Brindisi, ed il commissario prefettizio il dottor Bruno Pezzuto. Il dibattito è stato moderato dal giornalista dottor Mimmo Gonzales. Un'occasione come quella organizzata qui oggi a Brindisi ci aiuta appunto a far passare un messaggio di ascolto e di comprensione e anche, come dire, di messa a disposizione nei confronti di chi decide per mille motivi di raggiungere la nostra terra e di costruire appunto qui il suo progetto di vita. Penso che si è aperto un po' a tutti i popoli, soprattutto nel Mediterraneo, perché va riscoperto questo aspetto di Brindisi. Se è chiamata porta d'Oriente o porta del Mediterraneo, dobbiamo coltivare quanto più è possibile il rapporto con tutti i popoli. Sono altri popoli, ma con i quali si condivide una fede. Gli immigrati non sono un popolo a sé stante, perché sono provenienti da parecchi popoli, però sono persone appartenenti ad un popolo, e quindi sia come persone sia come educazione alla mondialità non possiamo, pur con le dovute precauzioni che la legge prevede, non accoglierle per dare anche a loro il senso di sentirsi a casa. Positivamente credo che alla fine si possa arrivare alla conclusione che ci sia una buona risposta sul piano della miglioramento della condizione di vita degli immigrati regolari, ovviamente, perché il discorso dei clandestini poi evidentemente è una pagina a sé.